Amici sportivi, buonasera e ben ritrovati ad A tutta di l'approfondimento sul calcio dilettantistico salentino offerto da Salento Television. Salento Television, web TV leader negli eventi del Tacco d'Italia ed in particolar modo per quel che concerne quelli sportivi. In tantissimi ci avete scritto e allora anche questa sera mi accompagnerà nella conduzione della serata la bellezza, la classe, l'eleganza e l'incantevole sorriso di Dalila Perrone. Buonasera Dalila, ben ritrovata da tutta D. Buonasera Christian e buonasera a tutti. Grazie a quanti di voi ci hanno seguito nelle scorse puntate, ovviamente di questo, sia l'editore che la conduzione vi ringraziano e ricambiano il vostro affetto. Vi ricordiamo che potete seguirci in streaming su www.salentotelevision.it, sui canali social dedicati e comodamente seduti sul vostro divano direttamente dalle vostre smart TV, selezionando l'apposita app di Facebook o YouTube e cliccando ovviamente su Salento Television, prima pagina come di consueto dedicata alla Serie D. Il Nardò batte il Gladiator ed accorcia ad un solo punto dalla vetta, complice il pareggio della Cavese sul difficile campo di Fasano. Vince il Casarano 1-0 sulla Fragolese, seconda vittoria consecutiva per Foglia Manzillo alla guida della compagine Sud Salentina. In eccellenza si conferma in vetta la città di Gallipoli, 3-1 sull'Arboris Belli, vittoria per l'Ugento 3-1 sulla Vetrana, bene l'Otranto Corsaro a maglie, ultimo step poi dedicato alla promozione, a lungo in classifica per l'Atletico Racale di Mister Longo che di misura si impone a Locorotondo, pari tra Leverano e Villacampi. Il Mesagne batte il Copertino, ma di questo e tanto più parleremo questa sera in compagnia dei nostri ospiti. È venuto a trovarci il team manager della C Nardò, Enrico Dazzi. Buonasera Enrico, benvenuto da tutta D. Buonasera, buonasera a tutti. E con noi il capitano dell'Ugento Calcio, Andrea Cicerello. Buonasera Andrea. Buonasera Cristian, buonasera Daila e grazie dell'invito. Ed è con noi il centrocampista dell'Otranto Calcio, Matteo Valentini. Buonasera Matteo, benvenuto a Buonasera, tutta D. buonasera, buonasera a tutti. Partiamo come di consueto dalla Serie D. Nardò vince sul Gladiator 1-0, Ferreira firma questa vittoria importantissima in casa Granata, una vittoria Enrico che proietta il Nardò ad un solo punto dalla Cavese perché, come abbiamo detto in apertura, la formazione campana a Fasano è uscita dal terreno di gioco con solo un pareggio e quindi le distanze sono notevolmente accorciate. Sì, abbiamo accorciato domenica in classifica, siamo adesso ad un solo punto dalla capolista Cavese. È stata una giornata che appunto ci ha proiettato a ridosso, ancora più a ridosso della prima posizione. La partita domenica è stata una partita molto, molto ostica perché il Gladiator è una squadra che sì, è vero, adesso è un po' in balia della zona salvezza, però per quello che ha dimostrato in campo, per come insomma, è andata la partita, la gara, si è dimostrata una squadra molto dura da battere. Un toro che non si ferma più, una serie di successi, una classifica che sorride, una piazza ricca di passione che Enrico inizia a sognare. Sì, diciamo che adesso, proprio visto anche il risultato della Cavese di domenica, c'è qualcuno che adesso ci crede un po' di più. Noi quotidianamente diciamo che viviamo di domenica in domenica, vediamo quello che succede di gara in gara. È giusto che in ognuno di noi, a partire da noi addetti ai lavori fino
la società e la squadra, ognuno di noi ha un sogno ed è giusto coltivarlo. Sicuramente è un sogno che anima anche il popolo Granata, che è da sempre una piazza, una piazza importante che fa sentire Passionale, no? molto passionale, noi lo viviamo anche durante la settimana, i tifosi non ci lasciano mai soli, fanno sentire il loro calore. Diciamo che per chi partecipa, insomma, è una festa andare a Giovanni Paolo II in Ardò domenicalmente, no? A vedere la partita, perché lo stadio poi adesso è sempre pieno, Sì, è sì. tanto rumore, tanto calore, tanta passione. Chiaramente ad un passo c'è anche un obiettivo, no? Che si chiama Serie C. Guarda, parlare di obiettivo di Serie C non lo so, nel senso che adesso vediamo, ripeto, forse sembra essere sempre la stessa cosa, però l'obiettivo nostro inizialmente stagionale era quella di una salvezza tranquilla, visto quello che è successo la stagione passata, ci ha riservato. Sicuramente adesso andiamo per step e l'obiettivo è quello sicuramente di rimanere in quelle posizioni. Quindi l'obiettivo per ora diciamo che è quello di riconfermare le prime posizioni. Poi anche perché il destino è quello che ci riserva, dobbiamo anche vedere cosa succede in avanti. Non siamo ancora noi padroni del nostro destino. Grazie Enrico. Allora Dalila, con il tuo aiuto facciamo un po' il riepilogo dei risultati maturati nell'ultima giornata di campionato in Serie D nel girone H e poi insieme andiamo anche a vedere la classifica maturata. Grazie Cristian. A Fragolese Casarano 0-1, Altamura Martina 1-2, Barletta Gravina 2-0, Brindisi Nocerina 1-0, Fasano Cavese 1-1, Matera Francavilla 3-0, Molfetta Lavello 3-0, Nardò Gladiator 1-0, Cutoleana Bitonto 5-0. Passiamo alla classifica dove in testa abbiamo Cavese con 47 punti, Nardò 46, Barletta 45, Brindisi 43, Casarano 42, Altamura 39, Matera 37, Fasano 35, Bitonto 33, Martina 32, Nocerina Gladiator 26, A Fragolese Molfetta 23, Francavilla 22, Gravina 20, Lavello 19, chiude Puttolana con 15 punti. Grazie Dalila. A te. Enrico, il Toro ci ha messo appena 10 minuti a sbloccare il risultato. È stato Ferreira a mettere il suo sigillo su questi 3 punti maturati nella gara interna del Giovanni Paolo II. Ferreira è arrivato anche nel mercato di riparazione dove la società Granata non si è fatto mancare nulla, no? Perché sono stati operati degli innesti che hanno decisamente innalzato la qualità della rosa a disposizione di Mister Ragno. Sì, dici bene Cristian. Noi a dicembre eravamo, come lo siamo adesso, ancora nelle prime posizioni e la società ha ritenuto opportuno, sistemare questa rosa. Oltre a Ferrera che hai nominato tu, abbiamo acquistato Matteo Montinaro, Bright Adae, per quanto riguarda la parte degli over. E in più abbiamo piazzato anche qualche colpo nella rosa da parte degli under con Luca Stracapete e Christian Macri. Adesso, un paio di settimane fa, si è aggregato anche Tomas Boniglia, la punta argentina. Sì, quindi diciamo che il nostro direttore Silvano Toma, insieme al mister, hanno fatto un lavoro certosino anche a dicembre, cercando di puntellare al meglio una rosa che già era competitiva, ma visto la situazione di classifica, la società ha ritenuto opportuno di migliorarla ancora di più. Mister Ragno ad inizio stagione, come dicevi anche bene innanzi, no? È partito un po' in sordina parlando di salvezza, poi via via ha alzato l'obiettivo, no? Dei Granata. Adesso quasi non si nasconde più perché, no? Anche nell'immediato post-match della partita di domenica ha dichiarato: no, continua la nostra crescita, dobbiamo solo crederci e lottare. Sì, il
mister sa bene quello che dice ed è, sono d'accordo con lui. È ovvio che a 10 giornate dalla fine sei a un punto dalla capolista e dopo tante partite ti sei reso conto anche di chi vai ad affrontare, di chi hai affrontato e delle squadre che ti hanno messo seriamente in difficoltà. Quindi arrivato a questo punto sicuramente guardiamo anche un po' in avanti, anche perché ormai l'obiettivo principale è stato più che abbondantemente raggiunto. Quindi quello che adesso viene sempre con molta tranquillità e spensieratezza, perché questo è assolutamente vero, i ragazzi non hanno nessuna pressione, vivono anche durante la settimana molto tranquillamente, perché è un obiettivo che si sono creati da soli, nessuno ha chiesto a loro tutto quello che ci stanno facendo sognare, e quindi vediamo quello che succede già da domenica. Enrico, un'ultima domanda. Nelle scorse settimane anche il sindaco di Nardò, Pippi Mellone, un po' ha annunciato la volontà perlomeno di ammodernare, no, lo stadio Giovanni Paolo II attraverso degli interventi sulle tribune, magari penso alla gradinata dietro la porta, invece magari il terreno di gioco e altri, diciamo, piccoli interventi, no, proprio volti probabilmente a migliorare la fruibilità dello stadio e renderlo magari più appetibile ad uno standard più alto. Sì, adesso diciamo fino ad ora c'è stato solo presentato un progetto da parte del sindaco. Ha solo annunciato. Questo, sì. Diciamo, siamo chiari. Sì. Ora vediamo come si evolve questa situazione, perché sappiamo che non sono progetti che facili da confermare poi nella praticità, e se sicuramente un segnale di una città, di un popolo che vive di calcio, e sicuramente anche il sindaco, grazie anche a questa stagione che noi stiamo vivendo, ha voluto dare anche un segnale. Ora vediamo, aspettiamo cose un po' più concrete. Grazie Enrico. Allora, amici di Salento Television, diamo subito linea alla regia e gustiamoci insieme gli highlights della vittoria del Nardò sul Gladiator per 1-0, highlights offerti dalla C Nardò. Linea alla regia. Dello stadio Giovanni Paolo II di Nardò per la settima giornata di ritorno del campionato. Il calendario propone per la squadra di Mister Ragno il Gladiator. Domenica scorsa il KO casalingo Mister Grimaldi rischia di essere risucchiata, mentre proprio in questo istante l'arbitro ha fischiato l'inizio del match, anticipato D'Ambros all'intervento di destra di un difensore, poi la botta di Addae, ancora Fedel, poi D'Ambros e pallone che si insacca sotto la traversa, sblocca subito il risultato il Nardò. Dopo appena 9 minuti è stato D'Ambros che ha ricevuto palla da posizione decentrata quasi all'altezza del vertice dell'area piccola, ha fatto partire un diagonale che è andato ad insaccarsi sotto la traversa. Giocatori ospiti senza però ancora aver creato nulla di interessante, ora Ciraci e poi Fedel e smanaccia in calcio d'angolo il portiere Maresca. Viola alla rimessa da fondo campo e arriva il fischio dell'arbitro a sancire la fine di questi primi 45 minuti di gioco. Ha avuto inizio proprio in questo istante il secondo tempo di Nardò Gladiator. Addae, il suo destro al lato. Tentativo di Addae sul
rinvio corto della retroguardia ospite. Parte il traversone, c'è un salvataggio praticamente sulla linea di Tomi. Lateralmente per Montinaro, Montinaro in area per l'uscita di Maresca. Come sempre Tomi a eseguire questi calci piazzati e l'intervento di Viola che... L'uscita su D'Ambros e c'è calcio di rigore, più polemico. Comunque tutto pronto per il tiro a dischetto, parte D'Ambros, intercetta Maresca e poi fallisce anche il secondo tentativo. Mancini che ha qualche difficoltà nel controllarlo, serve un compagno, parte il traversone, pallone che taglia l'area del Nardò e termina sul fondo. E praticamente finisce qui il match, il Nardò dunque ottiene un nuovo successo casalingo, ha dovuto soffrire fino al 90esimo. Rientriamo in studio, andiamo subito a Casarano perché abbiamo in collegamento telefonico Ferdinando Vito Francesco. Buonasera Ferdinando, benvenuto a Tutta D. Buonasera a voi e grazie per l'invito. Allora Ferdinando, un Casarano che vince anche questa partita, seconda vittoria consecutiva, una vittoria che vi rilancia in classifica e adesso finalmente insomma il Casarano sembra aver ritrovato il giusto sprint per poter dire la sua fino alla fine. Sì, beh, diciamo che sono state due vittorie importantissime che ci danno un po' di morale che avevamo un po' perso in questo periodo. Due partite difficilissime come a Tamura e a Fragola fuori casa, quindi nonostante la distanza dal primo posto qualche giornata fa siamo riusciti a ridurla e crederci ancora di più al primato, quindi dobbiamo continuare su questa scia, su questa onda positiva e non montarsi la testa ma continuare a lavorare e diminuire gli errori. Ferdinando, tornando al match, una partita comunque difficile, no? Quella vinta sulla Fragolese, ci ha pensato Guastamacchia però, no? Al tramonto del primo tempo a risolverla, ecco le due impressioni sull'ultimo match. Ma la Fragolese indubbiamente è una squadra forte, una squadra che a inizio anno ha fatto anche degli investimenti importanti e comunque l'ha dimostrato anche questa domenica che ci ha messo veramente in difficoltà, però ha trovato un Casarano diverso, un Casarano più compatto e poi diciamo un pizzico anche di fortuna lo stiamo avendo che prima non l'abbiamo avuto e questo adesso ci stanno aiutando anche magari i gol di qualcuno che prima ancora non aveva segnato e quindi sta andando bene, dai, però dobbiamo continuare. Ferdinando, nonostante la campagna acquisti importante, no, operata dalla società Sud Salentina, poi qualcosa non ha funzionato, no, perché un paio di settimane fa il sodalizio rosso-azzurro, no? Ha deciso di esonerare il tecnico Costantino. Al suo posto però è arrivato una conoscenza anche dei Granata, perché Antonio Foglia Manzillo, no? È alla guida del Casarano da due turni e sono stati due turni decisamente positivi per voi, no? Mi viene da dire un po' insomma che la cura Foglia Manzillo ha iniziato a dare i suoi frutti.
Sì, beh, diciamo che l'esonero dispiace sempre, perché comunque è un fallimento per tutti, per noi giocatori, quindi diciamo con questo cambio allenatore, non so, magari volevano trovare una scintilla e l'hanno trovata, ci siamo guardati in faccia e dovevamo dare di più sicuramente, e con qualche accorgimento le cose stanno andando bene, poi ci vuole anche un pizzico di fortuna, ripeto, quindi questo, mi dispiace sempre quando si esonera un allenatore. Immagino che il tecnico Ferdinando, ecco. Immagino che il tecnico abbia voluto principalmente poi lavorare un po' sulla testa inizialmente, no? Tirando fuori le motivazioni che forse per certi versi erano sopite, e che invece il Casarano ha tutte le qualità e tutte le potenzialità per essere una protagonista. Certo, no, certo, è una squadra costruita per fare un campionato di vertice, forse stavamo dando qualcosa in meno di quello che si aspettava, ci sta, dalle volte anch'io in tante altre occasioni, in altre squadre dove puntavo a vincere, magari ci si appiattiva e si doveva cercare una scintilla, con dispiacere però si doveva cercare. L'abbiamo cercata, l'abbiamo, diciamo, trovata, e penso che sia quella giusta, quindi continuiamo su questa scia positiva, ripeto, e andiamo avanti. Ferdinando, ti rubo l'ultima battuta, un occhio al prossimo turno, perché dopo queste belle due vittorie ci sarà la sfida con il Matera di Totò Ciullo. Allora ti chiedo, non c'è due senza tre, che partita dobbiamo attenderci, che match sarà per il Casarano? Ma secondo me è più difficile delle altre due, perché comunque è una squadra molto in forma, da quando è arrivato il mister Ciullo hanno perso soltanto due volte, noi ci abbiamo pareggiato all'andata, una squadra molto tosta, in forma in questo momento, hanno perso due volte con le prime due in classifica, quindi sarà una partita tostissima, una partita difficile, con una squadra in forma, e per me è più difficile delle altre due. Ferdinando, noi ovviamente ti ringraziamo per la tua disponibilità, ringraziamo l'ufficio stampa del Casarano per averci messo a disposizione dal difensore Ferdinando Vito Francesco. Ovviamente, Ferdinando, quando vorrai essere nostro ospite, noi ti aspettiamo qui da tutta D. Grazie mille per l'invito e molto volentieri. Grazie Ferdinando, grazie ancora al Casarano. Allora andiamo a vederlo insieme il prossimo turno, un prossimo turno che sarà particolarmente interessante per le nostre salentine. Ci sarà Bitonto Molfetta, Brindisi, Altamura, come detto, insieme al difensore Vito Francesco, Casarano Matera, Cavese, Gladiator, Francavilla, Nardò, Gravina, Fasano, Lavello, Afragolese, Martina, Puteolana, Nocerina, Barletta. Enrico, il Gladiator potrebbe essere, diciamo, un po', no, l'ago della bilancia, perché se domenica ha giocato e perso a Nardò, il prossimo turno andrà sul campo della momentanea capolista del torneo. Invece il Nardò se la vedrà in una trasferta nel complesso, diciamo, non dico abbordabile, però nel complesso, diciamo, fattibile, ecco, come match, anche se poi è sempre difficile, no, andare a giocare sui campi della Serie D. Ecco, ti chiedo, così come l'ultimo turno ha regalato un sorriso in casa Nardò, ti chiedo se magari è l'occasione per mettere la freccia. Guarda Cristian, sicuramente una cosa che ho imparato in questi anni è che non esistono partite facili, soprattutto in questo girone.
Noi la trasferta di Francavilla la affronteremo, dobbiamo affrontarla con il piglio giusto e con la testa giusta, altrimenti rischiamo di non fare risultato positivo. E così come noi, insomma, è giusto che affrontiamo la partita così, anche la Cavese o chi ci tallona da dietro sa benissimo che deve scendere ogni domenica con la mentalità giusta, perché non esistono partite facili. Sono sicuro che comunque il Gladiator, così come ci ha dato filo da torcere domenica, dal punto di vista agonistico, lo farà anche sul campo della Cavese. Poi noi giocheremo la partita nostra sperando di portare a casa i 3 punti, poi a fine partita, come insomma, si usa fare, vediamo i risultati e vediamo se, oltre al sorriso della nostra partita, ne avremo uno in più. Un aggiuntivo. Un aggiuntivo. Andrea, ti chiedo, tanto parlavamo prima, no? Dietro le quinte, diciamo così, un po' un curriculum davvero interessante perché ha avuto 9 anni addirittura nel Lecce, l'esordio in Serie C con il Lecce dei Tesoro e poi l'esperienza a Nardò subito, no? Prima, su, pardon, subito dopo di essere stato addirittura nella primavera. Del Napoli. Allora, un po' come ex di turno, ti chiedo un po' il momento in casa Nardò, no? Dal tuo punto di vista, questa squadra ha le potenzialità per correre fino in fondo, sicuramente lo farà e ecco, anche il tuo giudizio complessivo sui primi piani del girone H in Serie D. Io credo senza dubbio che le potenzialità ci sono tutte. L'anno in cui sono stato io a Nardò, in una prima parte con Primo Maraiulo e poi con Mister Fogliamanzillo, che adesso è a Casarano, subentrò. Il sogno Serie C l'abbiamo sfiorato in semifinale perdendo col Trastevere. Lì la piazza si infiamma subito, ha un tifo caloroso e meritano la Serie C. C'è tutto per farlo, sono guidati da un ottimo allenatore. Io mi auguro vivamente che possono raggiungere, con tutte le scaramanzie del caso, questo obiettivo. Grazie Andrea, chiudiamo il nostro spazio, primo spazio dedicato alla Serie D, proponendovi allora le immagini della vittoria del Casarano per 1-0 sulla Fragolese, firmata dal gol di Guastamacchia. Linea alla regia. Funziona la cura Foglia Manzello. Dopo la vittoria rimonta ottenuta all'esordio in panchina contro il team Altamura al Capozza, il Casarano si concede il bis. Espugna per 1-0 il sintetico di Cercola, batte la Fragolese in trasferta con un solo gol. Questo realizzato da Guastamacchia di testa sugli sviluppi di una punizione battuta da Marsili al tramonto della prima frazione di gioco. I rossazzurri scesi in campo in maglia bianca rosicchiano così 2 punti alla capolista Cavese, ora sono a meno 5 della vetta. Innocua in apertura la punizione di Tripicchio per i padroni di casa. Il 21 dei campani ci riprova. Prova sempre con il mancino. Mira questa volta è imprecisa. Molto più pericolosa la prima chance per i pugliesi. Burzo si presenta tutto solo davanti a Provitolo che salva i suoi con una prodezza. Ancora Casarano. Prevedibile la traiettoria mancina, però disegnata da Strambelli. Una prodezza dalla parte opposta la compie anche il difensore Cipolletta, goleador la scorsa settimana con l'Altamura. Questa volta salva i suoi sulla botta a colpo sicuro di Esposito. Chiudono la frazione in avanti i pugliesi. Strambelli su corner, smanaccia Provitolo. Poi il gol partita, punizione di Marsiglia e colpo di testa vincente di Guastamacchia. Il portiere dei campani sbaglia. Il tempo dell'uscita 0-1. Casarano in vantaggio a metà gara. Ospiti vicino al raddoppio in apertura di ripresa. Strambelli assist al bacio di esterno per Burzo che ci arriva ma non bene. Scorrono i minuti, la Fragolese fa fatica a rendersi pericolosa in avanti e impensierire Baietti, nonostante la presenza del capocannoniere del girone Longo. Citro si prende la responsabilità di battere il piazzato, mira imprecisa col mancino, fiammate conclusive, trema la traversa del Casarano sulla sventola del neo entrato Padulano. 3 minuti di recupero, punizione insidiosa per i campani. Baietti respinge, poi Cipolletta la spazza. Finisce 1-0 per i salentini, ora quinti in tutta solitudine e a meno 5 della capolista Cavese. E domenica al Capozza arriva il sorprendente Matera di Salvatore Ciullo. Riprendiamo la linea, andiamo in eccellenza, la 19ª giornata nel girone B Italia, con il tuo aiuto allora facciamo un riepilogo dei risultati e andiamo a leggere insieme la classifica. Certamente, Cristian. Tema maglio Otranto 2-3.
Arboris Belli Città di Gallipoli 1-3, Gallipoli Ostuni 1-0, Novoli Castellaneta 9-0, Massafra Ginosa 1-1, Ugento Vetrana 3-1, Virtus Matino Manduria 0-3. In testa alla classifica abbiamo Città di Gallipoli con 50 punti, Ugento 45, Otranto 40, Manduria 38, Avetrana 32, Gallipoli 30, Arboris Belli 25, Ostuni 23, Tomamaglie 21, Massafra 20, Ginosa 18, Novoli 16, Virtus Matino 12, chiude la classifica Castellaneta con 0 punti. Matteo, una gara pirotecnica, quella dell'Otranto che si impone sul Maglie per 3-2, allora raccontaci un po' questa gara, le emozioni del match. Allora, siamo partiti molto bene segnando dopo pochi minuti, però purtroppo non siamo riusciti a tenere il risultato dalla nostra parte perché il Maglie è riuscito subito a segnare il gol dell'1-1. Il risultato fermo sull'1-1 fino al 45esimo. E poi nel secondo tempo loro sono passati in vantaggio. Noi siamo riusciti a riprendere e a ribaltare la partita grazie anche ai ragazzi che sono entrati dopo e quindi grazie anche ai cambi di Mister Tartaglia e alla fine l'abbiamo portata a casa. Un Otranto che nel mercato dicembrino ha cambiato tanto, no? Ha cambiato volto, diciamo, magari perdendo qualche tra virgolette pezzo storico, no? Della formazione. Tu che sei da lì, però ci puoi dire che bene o male l'Otranto, però pur cambiandola, ha mantenuto bene invece la sua identità. Sì, nel mercato di dicembre abbiamo perso dei pezzi importanti, molto importanti per la nostra squadra, però abbiamo fatto 2-3 innesti molto importanti e con la rosa che avevamo e che tuttora abbiamo siamo riusciti comunque a conquistare molti punti importanti per poter poi mantenere la stessa posizione di classifica. Beh, un Otranto che sta facendo benissimo, possiamo anche dire che è una vera e propria sorpresa, no? Perché insomma questo terzo posto con 40 punti è tanta roba. Sì, il nostro obiettivo possiamo dire che è stato già raggiunto, che è quello della salvezza. Ora lavoriamo e ci miglioriamo di settimana in settimana per poter raggiungere il maggior numero di punti possibili per poi tirare le somme a fine anno. Matteo, il tuo rapporto con Mister Tartaglia, lui è, tra virgolette, no? È, per certi versi è un esordiente, però sta facendo davvero bene. Sì, il mister sta facendo benissimo. Prepara le partite di settimana in settimana molto bene e anche lavora molto bene anche sull'aspetto mentale. Per me è stato importantissimo soprattutto per la mia crescita sia da calciatore che come uomo. Grazie. Ti chiedo invece l'Ugento di Mister Salvatore, che non si ferma più, no? Andrea è un amico, lo conosciamo bene, avete fatto bene anche voi domenica perché un 3-1, no? Casalingo sulla Vetrana che vi lascia in scia della capolista città di Gallipoli. Allora raccontaci un po' il match e poi anche qualche piccolo, no? Segreto di Andrea nel preparare le partite. Allora sì, abbiamo vinto una partita con la Vetrana. Era difficile all'inizio perché venivamo proprio da un pareggio contro di loro, contro l'Otranto, un mezzo passo falso, quindi il Gallipoli ha allungato rispetto a noi. Abbiamo incanalato subito la partita bene, l'intenzione nostra era di partire forte nei primi minuti e indirizzarla nei binari giusti. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo rischiato qualcosina nel secondo tempo, però alla fine è andata bene. Per quanto riguarda il mister, è un maniaco del lavoro, lui vive di calcio 24 ore su 24, noi lo seguiamo, è bello lavorare con lui, è anche una persona d'oro perché anche dopo l'allenamento magari ti chiama, se ha dei dubbi è molto umile, non è chiuso in se stesso, quindi chiede anche delle opinioni a noi e noi cerchiamo in qualsiasi modo di dargli una mano come lui la dà a noi. È un Ugento che parla, no? Spagnolo soprattutto, no? Ecco, anche il rapporto, diciamo, con tanti stranieri, la capacità di amalgamare questo gruppo anche, no? Sì, io también hablo español. Ah, bravo, bravo.
Ormai sì, è il secondo anno che sto con mister Andrea Salvatore, ci delizia con questi acquisti, con innanzitutto dei ragazzi bravissimi, degli uomini, e poi tatticamente un po' meno, perché ci mette, cioè, questo è per lavoro per il mister, tecnicamente fortissimi, sono ragazzi che hanno avuto magari delle sfortune, qualcuno ha giocato anche in Liga, in Serie B, un infortunio, cose del genere. E il mister riuscì a individuarli, a portarli con noi, e i risultati, insomma, si stanno vedendo. È anche una particolare duttilità, no? Perché io ti ho visto esordire in Serie C in attacco al posto di Fabrizio Miccoli, pensate, no? Poi sei bravo sull'esterno, sei bravo a centrocampo, sei bravo addirittura a fare il terzino e mister Salvatore ti ha ritagliato. Allora questa duttilità, questa capacità anche di mettersi a disposizione della squadra, no? Perché insomma, le qualità sono indiscusse. Sei stato troppo buono, innanzitutto, grazie Buono, per dai. i complimenti. Sì, nasco da esterno a destra e a sinistra per le mie qualità di corsa, più che altro. Il mister anche l'anno scorso mi ha impiegato anche come mezzala in più ruoli del campo. Questa è una cosa a mio vantaggio, perché posso crescere in qualsiasi lato del campo. Quest'anno ho deciso di schierarmi basso, terzino a destra, mi sta aiutando molto in fase difensiva, perché spingo molto, ogni tanto mi Poi deflette, no? cosa che Dal sia. fondo butti la palla al centro, no? Esatto, Poi quello è il esatto. lavoro che fai. Sì, un po' tutta fascia, sì, e sto migliorando molto sotto la sua guida. Grazie Andrea. Allora andiamo a vedere il prossimo turno nel campionato di eccellenza. Al Boris Belli, Novoli, Avetrana, Manduria, Città di Gallipoli, Tomamaglie. Città di Otranto contro Gallipoli Football, Castellaneta, Virtus Matino, Ginosa, Ugento, Ostuni contro il Massafra, chiude il quadro della prossima giornata. Allora, Matteo, l'Otranto riceverà la visita del Gallipoli Football, una partita insomma per niente semplice. Ti chiedo che match sarà. Come hai detto tu, non sarà affatto una partita semplice, la stiamo preparando in questa settimana, e ovviamente cercheremo di dare il massimo per poter portare a casa la partita. Invece l'Ugento avrà la sfida di Ginosa, un Ginosa che milita, tra virgolette, no? Ai margini della zona playout, una squadra sicuramente da prendere con le pinze, anche se insomma, la formazione giallorossa ha tutte le qualità, no? Per imporsi. Sarà una trasferta difficile. Loro, a parer mio, la classifica è un po' bugiarda, perché meriterebbero più punti. Vengono inoltre da una vittoria e un pareggio, quindi sono in un ottimo stato di forma. La maggior parte dei punti l'hanno fatti anche in casa. Danno del filo da torcere a tutti, sarà una trasferta molto difficile. Noi dobbiamo andare lì, facendo la nostra partita, a cercare di portare 3 punti a casa. un occhio al 90esimo, però sicuramente andrà sul campo della città di Gallipoli perché la capolista sarà impegnata in un turno complicato contro una Tomamaglie che è una squadra che va presa con le giuste attenzioni. Sì, anche loro hanno cambiato un po', una squadra giovane che gioca bene, con un'alta intensità. Sicuramente noi dobbiamo pensare alla nostra partita, fare il nostro. Loro sembra che le vogliono vincere tutte, a quanto pare. Vanno forte, sono una squadra compatta, quadrata. Noi pensiamo di vincere la nostra, poi a fine partita diamo uno sguardo sugli altri campi. Grazie Andrea. Allora, vogliamo l'ultimo step della nostra trasmissione dedicato al campionato di promozione pugliese. Dalila, con il tuo aiuto farei il riepilogo del quadro dei risultati maturato, pardon, dopo la 19ª giornata del turno di promozione nel girone B. Prego Dalila. Grazie Cristian. Celje-Tricase 3-1, Copertino-Martina 7-0. Melendugno Telzano 1-1, Mesagne Taurisano 1-0, Veglia Cedas Brindisi 3-1, Locorotondo Racale 0-1, Leverano Brillacampi 1-1.
Guida la classifica Racale con 46 punti, Brillacampi 42, Mesagne 38, Taurisano 33, Copertino, Talzano 31, Tricase 28, Celle 25, Veglie 24, Leverano 23, Cedas Brindisi 22, Martina 15, Locorotondo 14, chiude Melendugno con un punto. E la notizia della giornata è che Melendugno muove la sua classifica, una squadra giovanissima che però in casa contro il Talzano riesce a prendere il primo punto del suo campionato. Ovviamente noi facciamo gli auguri al Melendugno e complimenti per questo piccolo ma meritato successo sportivo. Se invece diamo un occhio ai primi piani della classifica, si conferma l'Atletico Racale di mister Longo, un Atletico Racale che va a vincere sul difficile campo di Locorotondo e allunga in classifica, complice il pareggio del Brillacampi sul terreno di gioco del Leverano. Sfida di particolare interesse per la zona playoff, anche quella tra Mesagne e Taurisano. Si pone il Mesagne per 1-0 sulla squadra di mister Botrugno, come detto in coda, primo punto del Melendugno, sconfitta per il Locorotondo, mentre per l'Atletico Martina pesantissima sconfitta a Copertino per 7-0. Diamo un occhio insieme al prossimo turno, la 20ª giornata del campionato di promozione Girone B, che si giocherà domenica 26 febbraio. Atletico Racale Ceglie, Atletico Tricase contro Atletico Martina, Brillacampi Mesagne, Cedas Brindisi Leverano, Talzano Copertino, Taurisano Locorotondo, chiude il quadro Veglie Melendugno. Amici di Salento Television, siamo giunti davvero ai titoli di coda della nostra trasmissione. Io ringrazio ovviamente i nostri sponsor che ci permettono di realizzare questo piccolo ma sempre più seguito spazio informativo sui campionati dilettantistici salentini. Grazie ovviamente a Leo Sotel, che per la sua disponibilità e la consueta ospitalità, EOS dal greco alba di un nuovo concetto di accoglienza e ospitalità che esprime il viaggio, nelle camere dell'albergo cittadino ispirate al design del territorio. Nelle 30 camere dell'EOS Hotel potete apprezzare i colori e le forme del territorio salentino, dalla grotta dei cervi al fico d'India, al rosso del vino, al bianco della pietra leccese. Tutte le camere dell'EOS Hotel inoltre sono dotate di canali Sky Gold per vedere tutte le partite del campionato di Serie A. Per un soggiorno nel capoluogo barocco e perché no nel Salento in generale, scegliete ovviamente l'EOS Hotel. L'EOS Hotel vi aspetta a Lecce in via Alfieri 11. Grazie a Dalila Perrone questa sera per avermi accompagnato nella consueta conduzione della nostra trasmissione, per avervi allietati, io lo so perché in tanti mi scrivete e ci scrivete sempre più numerosi. Grazie a Dalila per essere stata con noi, grazie. Grazie a te Christian e buona serata a tutti. Grazie ovviamente alla C Nardò per averci messo a disposizione il team manager Enrico Dazzi, grazie Enrico per essere stato in nostra compagnia. Grazie a voi. Grazie all'Ugento per averci offerto la presenza di Andrea Cicerello, capitano della squadra giallorossa, grazie Andrea. Grazie mille a te. E grazie al Lotranto Calcio per averci messo a disposizione il centrocampista Matteo Valentini, grazie Matteo per essere stato in nostra compagnia. Grazie a te e buona serata a tutti. Amici di Salento Television, ovviamente l'appuntamento con tutti voi è per giovedì prossimo alle ore 20, sempre sulle nostre frequenze. Non mancate, buonasera a tutti.